Per presentare i dipartimenti regionali della Lega, in Abruzzo è arrivato anche Andrea Crippa, vice segretario federale e deputato del Carroccio, che insieme al segretario regionale Luigi Deramo e al coordinatore regionale dei dipartimenti, Luca De Renzis, nella sala tosti dell'Aurum di Pescara, ha presenziato l'incontro con amministratori leghisti e simpatizzanti. I 18 dipartimenti abruzzesi, di cui 14 ricalcanti quelli nazionali, hanno già raccolto 154 adesioni tra i cittadini in rappresentanza dei diversi settori professionali della società e si apprestano a svolgere un ruolo strategico nella vita politica e amministrativa d'Abruzzo, stimolando un confronto costante tra i dipartimenti e i vertici di partito, attraverso un processo di partecipazione dal basso alla vita politica. I dipartimenti che servono per coinvolgere la società civile. Sono una marea di professionisti abruzzesi che hanno voglia di mettersi a disposizione, che hanno voglia di dare il proprio contributo per rendere sempre più efficace e incisiva l'azione amministrativa sia a livello comunale che a livello regionale. Noi in Abruzzo ci siamo candidati per la prima volta 2 anni fa per cercare di rendere migliore la vita degli abruzzesi e per cercare di esportare il nostro modello di buona amministrazione che abbiamo sempre dimostrato ad esempio nella regione da cui provengo, che è la Lombardia, e quindi vogliamo replicare lo stesso schema in Abruzzo, che è un territorio che ha delle opportunità enormi. Sono 18 dipartimenti che abbracciano tutte le aree tematiche della nostra vita quotidiana e serviranno a supportare il lavoro che stiamo facendo in Consiglio regionale e serviranno anche per avvicinare ancora di più la popolazione, le associazioni, le categorie, i portatori di interesse, per far sì di produrre un'attività legislativa sempre più di qualità. Le proposte raccolte dai dipartimenti si tradurranno in attività legislativa e amministrativa e saranno linfa vitale anche per la campagna elettorale delle prossime amministrative. I comuni a doppio turno sono 5, su 3 abbiamo già individuato i candidati sindaci, entro l'inizio della prossima settimana individueremo anche i candidati sindaci di Lanciano e Sulmona, quindi il quadro sarà chiaramente chiuso. Saranno candidati, diciamo, a marchio esclusivo della Lega o comunque ci sono anche apparentamente? L'unità del centrodestra è un valore imprescindibile. Il centrodestra, quando si candida unito, vince le elezioni. Noi vogliamo vincere nei 5 comuni a doppio turno e chiaramente nei restanti 67 comuni hanno un turno solo. Per quanto riguarda i profili dei candidati sindaci, stiamo scegliendo in base al curriculum e alle qualità. La Lega chiaramente presenterà i candidati sindaci condivisi chiaramente con le altre forze politiche del centrodestra. Ormai ci siamo in 2 addirittura d'arrivo. È chiaro che la nostra ambizione è quella di governare da primo partito.